Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questo episodio, quindi questa lezione, ci occuperemo del DSR, in particolar modo del VICE DS. La VICE, di cui ci siamo ampiamente già occupati in materia di mastering, offre una collezione di plugin aggiuntivi derivati appunto dalla tecnologia del DS1, assolutamente professionali per il trattamento anche della compressione e del dehessing. In questo caso, per chi è ancora alle prime armi nell'home recording, il DSR è un plugin, quindi un sistema utilizzato per correggere, quindi limitare o attenuare quelle frequenze dello spettro influenzate dalle sibilanti, della S ad esempio della voce, ma anche in generale da alcuni effetti o anche dai piatti della batteria ad esempio. Si tratta infatti generalmente di quella fascia di frequenze residenti tra i 4000 e i 7000 Hz. Il plugin individua queste risonanze attraverso il controllo di threshold e ratio, come accade per l'utilizzo di un compressore. Individuate queste risonanze vengono attenuate di alcuni dB in base a quanto viene deciso di volta in volta da chi mixa il brano. È bene ricordare che queste risonanze possono avere diverse origini, anche vocalmente parlando, possono essere generate ed enfatizzate anche dai diversi tipi di microfoni, per cui diventa necessario gestirle al meglio possibile nelle fasi di mix per evitare di creare enfatizzazioni generali fastidiose sul master. Il VICE DS deriva dallo stesso algoritmo contenuto all'interno del DS1 MK3 che abbiamo già recensito in due tutorials sempre su questo canale e che vi invito a riguardare. Averlo come plugin separato è utile per poterlo impiegare su diverse tracce di voce senza necessariamente aprire il DS1 e quindi alleggerire anche il carico della CPU. Proprio il DS è in grado di lavorare anche in modalità low latency tracking, è quindi possibile utilizzarlo in fase di recording visto che il DS1 non ha questa possibilità, anche se preferisco utilizzarlo programmando le varie fasi in cui accentuare o meno il suo intervento, quindi non in maniera automatica. Quello che ho sempre notato nei DSR standard di altre case, come ad esempio quello di FabFilter, è un'influenza importante anche quando non vengono coinvolte le correzioni sulle sibilanti. Infatti, utilizzarlo in maniera fissa su tutta la traccia, ad esempio, scurisce anche quelle caratteristiche del timbro che risiedono nella stessa parte di frequenze, come appunto anche le Z, le X, le T e tutto ciò che coinvolge i fenomeni che usano l'arcata dentaria. Nei miei lavori sono molto attento a questo aspetto e correggo ogni singola S manualmente attraverso l'uso di Melodyne o con un trim game manuale. Lavoro lungo e tedioso, ma che ripaga le mie esigenze. Ma nel caso in cui non sia possibile applicare questa tecnica, è bene scegliere il miglior sistema di dehessing possibile. VICE DS agisce, come vediamo, di default da 2 kHz fino a 20.000 Hz. Il riconoscimento RMS è collegato al picco, mentre il lookhead preview è fissato a 20 microsecondi, mentre nel DS1 invece questo valore è variabile. Analizziamo l'interfaccia. Inserendo una traccia audio, adesso escludiamo il master, abbiamo a disposizione due bande di intervento e la forma d'onda assume un comportamento più grosso, come vediamo, quando viene intercettata la sibilante. Questo indica, questo ingrossamento della forma d'onda, anche la quantità di riduzione del gain applicata. Quindi più grande l'onda, più riduzione viene applicata alla S in questo caso. A destra infatti vediamo i meters che indicano esattamente la quantità di gain ridotto. Il livello di output viene gestito da questo fader sulla stessa sezione. Nella sezione a sinistra invece troviamo l'input gain, che possiamo anche alzare per poter intervenire maggiormente sul segnale in ingresso. Nella versione stereo le due bande di intervento lavorano su low band e high band, mentre in modalità mid-side questa funzione viene suddivisa in mid e side. Le due bande infatti controllano appunto il mid e il side totale sulla sibilante, come nessun plugin riesce a fare. Possiamo infatti controllare le sibilanti degli overhead della batteria più sul side rispetto alla sezione mid ad esempio, o viceversa. Le frequenze possono essere anche aggiustate manualmente dal display, come vediamo, cosa molto comoda, anche come i parametri di threshold e gain.
Per accedere a queste funzioni del controllo è necessario muoversi però nel pannello laterale, che apre appunto tutta una serie di funzioni aggiuntive, dove possiamo lavorare sui filtri, ad esempio, che vediamo qui in basso, e scegliere appunto gli interventi più dettagliati, la possibilità di metterlo in parallelo rispetto alla traccia in ingresso, la modalità low latency se necessario in fase di tracking, lo zoom della frequenza, lo zoom che vediamo sulla forma d'onda e la possibilità di inserirlo in sidechain esterno. In questo modo possiamo comunque poi scegliere un sidechain che attivi la funzione di dehessing. Nel nostro esempio lo sto utilizzando sulla voce di Vincenzo Incenso, che ha una particolare risonanza sulle S, soprattutto in un brano in cui canta in spagnolo, e quindi l'uso della S è ancora più presente rispetto alla lingua italiana. Mi capita spesso infatti di controllare le sibilanti generate da alcuni effetti anche di chorus o flanger, come in alcuni sintetizzatori, o agire più pesantemente sugli effetti di riverbero e delay applicati alla voce, che quindi incorporano e incrementano le S nel mix totale e quindi la presenza delle sibilanti. L'uso del dehesser, come vediamo, è molto importante su diverse sorgenti e non limitato soltanto alla voce. Il mio consiglio è di non applicarlo interamente su tutta la traccia di voce, viceversa è utile su tutte le tracce di Charleston o Crash, ad esempio. Impariamo a governarlo al meglio ed i nostri mix saranno più puliti e meno fastidiosi. Un appunto a margine invece relativo ai loop e alle tracce MP3. Che normalmente possiedono un effetto di flanging fastidioso dato proprio dalla conversione in questo formato o dall'applicazione di alcuni effetti di stereo enhancing o distorsione armonica nel mastering. In questo caso il DS applicato in modalità mid-side aiuta in questa correzione. Proviamo ad ascoltare che cosa accade sulla voce. Come naufraga il pensiero sulla pelle tua dorata, come accende il desiderio la tua bocca innamorata, col sorriso tuo di bimba dritto al cuore come un'arma, come mi tormenti in sogno, come rubi la mia calma. Vediamo ora come poter individuare più facilmente la sezione più importante della S, ad esempio attraverso la funzione di campanatura, appunto. Accendiamo. Come la luna che annuncia nella notte il mio cammino, come foglie in mano al vento, come una preghiera a Dio, come il mare fa col fiume, come un passero al suo nido, così aspetto il tuo ritorno alla terra dell'olvido. E quindi influenzare meno la parte alta e bassa dello stesso range di frequenza. Possiamo eventualmente anche creare un notch filter, analizzare appunto la parte più interessata e modificarci e raggiungere appunto un livello di controllo maggiore rispetto agli altri dehesser. In questo modo poi, una volta individuata la regione, possiamo anche attraverso il parallel mix scegliere di dosare più o meno il dehesser e quindi la correzione che stiamo applicando. È a mio parere il miglior sistema di dehessing attualmente in commercio e che viene fornito appunto da SoftTube. Il mio consiglio è quello di scaricare come al solito la demo, provarlo sulle vostre tracce. Vi ricordo che è distribuito da MIDIWARE e che viene sempre attivato attraverso il sistema Gobbler o attraverso la chiave iLock. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Ho anche aperto un account Patreon per sostenere questi piccoli tutorial gratuiti. Iscrivetevi, troverete anche altri contenuti esclusivi per gli utenti Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!